L'incredibile storia di Kashmir Novak, l'uomo che ha attraversato l'Africa in bicicletta. 13 paesi, 40.000 chilometri, più di 5 anni di viaggio, un'impresa senza precedenti, realizzata dal reporter polacco Kashmir Novak. Il reporter polacco che ha attraversato l'Africa in bicicletta è tornato a Poznań. The amazing story of Kashmir Novak, the man who crossed Africa by bicycle. 13 countries, 4,000 kilometers, more than 5 years of traveling, an unprecedented enterprise realized by its Non ti è mai mancata la civiltà? La civiltà. Ho sentito sul mio corpo l'alito caldo del Ghibli del Sahara, che sembra seccarti ogni folata. E le piogge incessanti in mezzo alla giungla del Congo. Ho patito il freddo nelle notti nel deserto e salendo nella neve sui sentieri del Ruwenzori. E ho parlato coi Tuareg nel cuore del Grande Erg. E ho ascoltato la voce degli anziani Batuà nelle foreste a ridosso dell'equatore. Ho incontrato padri missionari e conosciuto ebrei tedeschi fuggiti fino a Cape Town e italiani, polacchi con me, sparpagliatisi per il vasto mondo in cerca di fortuna. Ho dormito all'aperto, sdraiato appena fuori piccoli villaggi dove le campane delle missioni si confondevano coi richiami dei muezzin e lontano i tam-tam delle tribù dialogavano in una lingua antica quanto l'uomo. E ti dirò, c'è solo un luogo dove non mi sono sentito davvero a casa, quella che tu chiami civiltà. Perché cos'è, in fondo, questa civiltà? Significa aspettare un timbro sul passaporto e ogni giorno che aspetti hai sempre più paura di sentirti dire che quel timbro non arriverà mai. Significa che ogni favore, anche il più piccolo, ha un costo e dovrai pagarlo. E se non hai soldi, dovrai sacrificare qualcosa per un pezzo di carta, uno straccio da mettere sulla tua testa. Significa essere in balia dei pericoli della burocrazia. Vuol dire vivere temendo che qualcuno possa rubare le tue cose. Ma là fuori, là appena fuori dalla città, appena fuori dalla civiltà, beh, là fuori, il cielo dell'Africa ha così tante stelle che una vita non basterebbe nemmeno per capire come cominciare a contarle. Niente soldi, niente passaporti, niente nazionalità. Là fuori, nelle missioni, nei villaggi. Nessuno mi ha mai chiesto dove stessi andando, nessuno mi ha mai chiesto un documento. Le persone che incontravo mi chiedevano chi fossi, ma bastava raccontare la mia storia, quello che avevo visto, quello che avevo incontrato sul mio cammino. E così si ripartiva, ogni volta, un giro di ruota dopo l'altro, una pedalata dopo l'altra. Lungo strade che non esistono, senza sapere cosa avrei trovato di fronte a me. Ma ero sicuro. Sicuro che se avessi alzato gli occhi avrei trovato quel cielo, avrei trovato quelle stelle. Sotto, io, la mia bicicletta e l'Africa. Liberi.